e vedono giù un ragazzo. Wow, che bel gufo impagliato. Impagliato? Vada con me, parli. E parla anche. È sicuramente molto meglio di te. Non farci caso, lui è un po' permaloso. Permaloso? Che? Cos'è? Quando sta fuori tutta la notte, la mattina dopo è sempre di cattivo umore. Allora si vede che sta fuori tutte le notti. Sì, sì. Oh, già sì, questa è proprio buona. Allora, il libro della giungla. Libro della giungla. Lasciamo stare i protagonisti e passiamo agli avvoltoi che non riescono a decidere cosa fare. Ehi, Flap, allora cosa facciamo? Non lo so, tu cosa vuoi fare? Trovato! Potremmo farci una svolazzata sulla zona centrale della giungla. C'è sempre un po' di vita, un po' di movimento, d'accordo? Ma piantala, è un mortorio dappertutto! Già, perché non ti piacerebbe il mortorio, eh? Spiritosi. E voilà. Allora, Flat, cosa facciamo? Allora, ultimi due della prima parte Disney. Giuro che è acqua e limone, non pensate male, non c'è alcol qui dentro. Allora, 1970, il primo classico che ho visto al cinema, anche se del 70, non sono così vecchio, però li riproponevano al cinema ogni tanto, io lo vidi che avevo 3 anni, il mio primo film al cinema. Cara la bundie, cara la bundie, cara la 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 la. Non sono più agile come quando avevo 80 anni. Adelaide, che cos'è questa musica? È la Carmen, non è vero? I gatti ereditano per primi e io vengo dopo i gatti. Io dopo. Duchessa, i gattini. Allora è lui, il rapigatto. Lafayette, ascolta. Ma dai, Napoleone, è soltanto un vecchio grillo che non ha sonno. Uno scarpe scricchiolante in avvicinamento. Io insisto a dire che era un vecchio grillo con l'insonnia. Il capo sono io, decido io che cos'era. Era un vecchio grillo con l'insonnia. Non siamo tortore, siamo oche. No, ma avevo preso piccini. Adulatore. Oca arrosto, con mele e castagni, e fegato d'oca, innaffiato con madera. Fiato da leone, e questo ce l'hanno affogato nel madera. Orribile! Essendo inglese, avrei preferito pollo sherry. E sherry! Allora, andiamo, siamo quasi. 70 con Robin Hood, concludiamo la prima parte. Cioè, no, aspetta, non è così lunga ancora. Però facciamo un intervallino con altre due cose prima di passare alla Disney anni 90. Robin Hood, 1973. Sire, avete visto? Non fischiarmi nell'orecchio bis. Avete rotto lo specchio di vostra mamma. 7 anni di disgrazia. Mamma. Fenomeno di incapacità nei libri di storia, Louis Harper. Hai capito proprio male. Era avido, stupido, cupido. Basta. Ma Sire, è un gran successo. Tutto il villaggio la sta cantando. La stanno cantando, eh? Carità, carità per i poveri.
sentono le mie vecchie orecchie la melodica voce del nostro sceriffo. Proprio così. Che sta succedendo qui? Ci prepariamo ad impiccare Frattac. No, impiccare Frattac. Esatto, all'alba, e forse ci sarà una doppia impiccagione. Cuciti il becco tonto. Una doppia impiccagione, eh? E chi potrà essere l'altro che finirà sulla forca? Ehi, stai diventando un po' troppo curioso. Ma non potrebbero succedere dei guai se arrivasse Robin Hood. Questa è bella, sceriffo, hai nominato. Fuori dalla mia chiesa, fuori. Allora, proviamo a fare qualcosina. Se ancora le corde vocali reggono. Prima della Disney anni 90, allora un po' di il Signore degli Anelli, e qua è impegnativo. Uno secondo non è mai in ritardo, Frodo Baggins, né in anticipo, arriva precisamente quando intende farlo. Oh, il mio vecchio anello, mi piacerebbe moltissimo tenerlo in mano un'ultima volta. Lui non è un semplice ramingo. Lui è Aragorn, figlio di Arathorn. Si deve a lui la vostra alleanza. Avodat, Legolas, hai la mia spada e hai il mio arco e la mia ascia. Padron Frodo non si muoverà senza di me. No, certo, è quasi impossibile separarvi. Anche se lui viene convocato a un consiglio segreto e tu non lo sei. Ehi, veniamo anche noi. Comunque, ci vogliono persone intelligenti per questo genere di missione. Ricerca. Cosa? Ma così ti autoescludi, Pepino. Torna indietro, Sam. Ho fatto una promessa, Padron Frodo. Una promessa. Non devi perderlo, Senpise Genji. Non voglio farlo. Non voglio farlo. Ah, cosa fai? Cos'è li rovini? Cos'è un tupero tesoro? Patate! Neanche tu sapresti dire di no all'offerta. Oh, sì che lo direi. Sì che lo direi. Rovinare un bel pesce. Caccelo cruda e che si diparte. Tieniti le tue patatine. Che freddo stagno per fare un bagno polposo, sì. Se mi riesce, io cerco un pesce polposo, sì. Queste non erano al top perché dopo un'ora sono... No, niente, basta, non ci giustifichiamo. Allora, prossima, visto che è tardi, facciamo qualcosa di leggero. È stata una lezione di geografia. Allora, ormai non si studia neanche più nelle scuole, quindi mi ritenevo giusto fare un rapido ripasso di tutti gli stati del mondo con questa canzone, tratta dagli Animaniacs, che forse qualcuno ricorderà, cartone animato anni 90. E quindi partiamo con la canzone di tutti gli stati del mondo, spero che dopo... ecco... Guatemala, Bolivia, con l'Argentina, Ecuador, Cile, Brasil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, San Paque, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Guayana, Francese, Barbados e Guam. Norvegia, la Svezia, Islanda, Finlandia, Germania, che unito la è, Svizzera,
Austria, Cecoslovacchia, Italia, Turchia, la Grecia, poi c'è Polonia, Romania, la Scozia, Albania, Irlanda, la Russia, l'Oman, Bulgaria, l'Arabia Saudita, poi l'Ungheria, Cipro, Iraq, Iran, Siria, Libano, poi c'è Israele, Giordano, lo Yemen, Kuwait e Bahrain, c'è Benelux, Portogallo, la Francia, in Italia, la Danimarca, la Spagna, lo sai. Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailandia, Nepal, Bhutan, la Cambogia, Malesia, Bangladeshina, Corea, il Giappone sta qua, Mongolia, l'Austria, Indonesia, le Filippine, Taiwan, Sri Lanka, Guinea, Sumatra, la Nuova Zelanda, Borneo, Vietnam, Tunisia, Marocco, Luganda, l'Angola, Zimbabwe, Djibouti e Botswana, Mozambico, lo Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, poi Ghana. Lesotho, Malawi, Togo, Sahara, Spagnolo c'è più, Niger, Nigeria, Chad, Liberia, Egitto, Benin e Gabon, Tanzania, Somalia, Kenya, Mali, Sierra Leone, Algeria, Dahomey, Namibia, Senegal, Libia, Camerun, Congo, Zaire, Etiopia, Guinea, Bissau, Madagascar, Ruanda, Mauri, Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Albania, la Mauritania, la Transilvania, Monaco, l'Egitto e la Palestina, Fiji, l'Australia e il Sudan. Grazie. Ci siamo quasi, eh? Allora, siete stanchi? Allora, anni 80, niente, perché Disney un po' in crisi. Allora, arriva Alan Menken, grande compositore, che risolleva un po' le sorti della Disney con questo stile musical di Broadway, e quindi arriva nell'89 La Sirenetta. Ariel! Una sirena all'imboccatura del porto! Cosa posso fare per te? Oh, come nuoti in fretta! Questo è un raro esemplare di Sofia Bla Bla. Bla bla, risale all'epoca preisterica, quando le creature umane se ne stavano sedute a fissarsi negli occhi per tutto il giorno. Immagina la noia. Così hanno inventato questo Sofia Bla Bla per fare della bella musica. È stato un piacere, tesoro! È stato un piacere! Adolescenti credono di sapere sempre tutto. Tu gli dai tanto così e loro ti prendono tutta la fine. Poi Ariel torna in superficie con le gambe, ma scattolo il gabbiano non è che si accorge proprio subito di questa nuova. Capisci? Vede che c'è qualcosa di diverso, ma... Hai qualcosa di diverso? Hai cambiato pettinatura? No. Un nuovo costume? No, non è neanche questo. In questo momento non riesco proprio a indovinare, ma se mi concentro ancora un attimo... Ma non vedi che ha le gambe, idiota! Ha barattato la sua voce in cambio delle gambe con la strega del mare. L'avevo capito. È stata trasformata in un'umana. Deve far innamorare il principe e lui deve baciarla. E per farlo ha solo 3 giorni di tempo. Ma vi sembra una cosa da niente? Ha le gambe. E perché peggio gambe umane? Non posso neanche pensarci. Questa è una catastrofe. Che cosa dirà suo padre? Te lo dico io cosa dirà. Dirà che ucciderà un granchio con le sue mani. Ecco cosa dirà suo padre. Adesso me ne torno dritta a casa e gli dirò tutto come avrei dovuto fare sin dal primo momento. E non guardarmi scuotendo la testa in quel modo, sì. Signorinella, forse siamo ancora in tempo. Se convincessimo quella strega a ridarti la voce, potresti tornare a casa come tutti i pesci normali. Allora saresti. Purtroppo so che saresti infelice per il resto della tua vita. D'accordo, Ariel, va bene. Cercherò di aiutarti a trovare quel principe. Per banco, cosa posso farci sulla corazza troppo tenera? Bella. 91, primo film d'animazione candidato all'Oscar come miglior film, perché ancora non c'era la categoria animazione. Ed appunto La Bella e la Bestia, di cui volevo fare un attimo il prologo. C'è un caro ragazzo
Sigulo di Catania che mi aveva proposto questa collaborazione. Si chiama Antonino Mirenda, non so, non credo sia qui perché era in viaggio. Se ci sei, batti colpo. Allora, e che ha ricomposto il prologo, ovviamente la versione musicale con la chitarra acustica. E niente, quindi la facciamo sulla sua composizione con il video originale del film.